Allora, siamo dentro questo supermercato delle Bahamas e ho trovato questo qua. Io l'ho trovato uno Mamma migliore, mia. secondo me. Il prezzo Che hai trovato? è anche più basso, questo qua, fancy cat. Ma come? Uguale, la stessa cosa, ragazzi, No, stessa cosa. questo è buono, questo è Stessa. buono. E Vlog! vlog! Allora ragazzi, ci hanno appena avvisato che i supermercati dei video che avete visto in precedenza erano cinesi, Sì, in realtà ovvero erano comprati da cinesi ma gestiti da persone delle i Bahamas. Io bahamesi. non sono sicura che si dica Bahamesi, quindi persone delle Bahamas. E quindi che abbiamo fatto? Adesso faremo un vlog dentro un vero supermercato delle Bahamas che Sì. si chiama Solomon's Fresh Market. Sì, perché quegli altri appunto abbiamo scoperto che erano i cinesi, quindi adesso andiamo a vedere quelli delle Che poi non ci Bahamas. aspettavamo, c'è cinesi Eh dentro. sì, perché loro, questi che ci hanno affittato casa, ci avevano parlato di supermercato dei cinesi. Noi quando siamo entrati i cinesi non li abbiamo visti, quindi Detto, abbiamo non è questo, pensato, questo è dei questo è dei bamesi. Bahamas. E invece no, è dei cinesi ma acquistato. Cioè, capito che furbi Mamma mia, che i cinesi. furbi. Comunque, adesso entriamo da Fresh Market. Andiamo. Solomons. Solomons. Ciao. Allora, quello è il supermercato che andremo a vedere adesso. Questo è grosso. Questo è un vero supermercato bahamese. Mortà! Che bello! Prendi un carrello, va! Ragazzi, 6 dollari per l'insalata. Stiamo a dieta. Che cerchi? Io Cose strane cerco. mi muoio di freddo. Che cosa hai trovato? L'oache che monta, l'oache che... Ho Made in trovato Italy? l'oacher, Made in Italy, è vero, sono i buoni, cioè Quanto sono vengono? i buoni, sono buoni, però vengono 8,95 dollari, quindi 8 euro, tipo 9 euro, perché più o meno il dollaro americano è uguale al dollaro italiano, stavo dicendo. Il dollaro americano è più o meno uguale all'euro, giusto? All'incirca. All'incirca, quindi 9 euro per i quadratini, amore, no. 8 dollari di patatine. Non stava a dieta. I biscotti li prendo, Sicuro? vedendo i prezzi, però vediamo, faccio a meno. Dieta. Sì, dieta. Non si capisce altrimenti quello che stiamo dicendo, ma un pacchetto Oreo viene 13 dollari. Ma stiamo Dieta. scherzando. Reparto colazione. Che hai trovato? Ambrosia Light Rice Pudding. Cioè, è Che è un un budino di budino riso? di riso? E quanto viene sta schifezza? 5 dollari. No, però dai, non voglio essere cattiva perché non l'ho mai assaggiata, potrebbe essere anche buono, però sono cose che per me sono davvero strane. L'ultima confezione di Nesquik. Acciaccata? E Acciaccata. quanto costa sta colazione? 13. Stiamo a dieta. Davvero? Che hai trovato? Sono felice. Fai la pasta di cerco, le fettuccine. Allora, già è strana la tomato soup, ma crema, che cos'è? Che Non lo so. Ci cos'è? sarà la panna dentro. Bah. Zuppa siciliana Alessi. Ma Alessi, non fai pentole. Che c'entrano le zuppe? Comunque sei rossa No, io sono pomodoro. rossa pomodoro, non sono truccata, sono proprio orrenda, E versione così si va a isola. fare la spesa, oh. Isola? Senti, ma se ti buttiamo su un riso Knorr pronto? Bella idea. Attenzione perché qui il momento è catartico. Che cos'è? Corned beef. Questa mi ricorda la mia infanzia. Cioè, Mangiavamo con la nostra la famiglia. Simmental. Sì. Che amarezza. Questo testiamo, però viene 2 dollari e quindi si potrebbe fare. Considerando che la mangerei solo tu, eh? Come mangio solo Alessandro, io non la tocco, mi viene da vomitare solo a io? Ne pensarci. abbiamo un'altra, attenzione, da Devon. Guarda. Attenzione. Prodotto brasiliano, complimenti. Quale scegliamo? Quella più tipica, che te ne pensi? Quella costa di meno? Sì. Quella sotto costa di meno, dai, te dico Questa, io. vai, a giudicare. 2 dollari ben spesi. 1 dollaro!
Ma che cosa, c'ha neanche i gatti. Rischiamo. Fai due. Guarda che se non ti piace poi lo diamo il gatto veramente. Dai, diamo il gatto, un dollaro. Dai, prendi un dollaro, prendi. Ma adesso mi ricorda la mia infanzia. E passa quello grosso però. No, anche quello grosso. Ma va bene, dai, diamo da mangiare al gatto, ho capito. Dai, non me lo ricordo. Cioè, che cosa stai comprando? La betrano. Che cos'è la betrano? Oh, come si dice in italiano. Che cos'è? Facci vedere. È una cosa rossa. Come si chiama? La rava. Ma la rava non è bianca. Il ravanello. No, il ravanello è non mi viene, ragazzi, veramente. Vabbè, scrivete l'ho mangiato. No, l'ho mangiato a Quebec, quello è il problema. Quindi non mi ricordo come si chiama, non l'ho mai mangiato in Italia. Scriveteci qui sotto come si chiama in italiano. Però me lo ricordo. Fa vedere bene la foto. Betrave. Sì, la vedono bene. Che roba è. Questa te la mangi solo te, eh? Perché ridi? Non capisco perché si chiama Giovanni. Cioè, la marca non è Giovanni. È Eco Technology. Non c'è scritto da nessuna parte Giovanni. Ah, no, ecco. Si chiama Giovanni. Aspetta, dove sto? Eccolo, no. Cioè, era Schiforelli. Giovanni. Grandissima marca di shampoo. Che è il nome che io di solito do ai miei brufoli, Giovanni. Tuoi simili. Ma c'è troppo ride. Federica non mi vuole far comprare questi peperoni pizza. Secondo me sono buonissimi. Meatballs e mozzarella, formaggio e prosciutto. Ecco gli affettati, amore. Ah, prendiamoli. 20. No, facciamo senza attenzione, affettati, è solo pane. C'è una sorpresa. Attenzione. Attenzione, è scaduta. Giovanni Rana. C'era una offerta. Le tagliatelle, buone, volevo prendere uguale. Cioè Giovanni Rana è arrivato anche alle Bahamas. E non a Quebec, parliamone. Parliamone, Giovanni. Giovanni, come ti dico? Ancora ride per Giovanni. Allora, qui ci sono tutti i tipi di affettati che non si sa che affettati sono, però vabbè. E poi c'è questo affettato qui, che è tipo carne e verdure. E da quanto ho capito è per i cani, perché c'è il cane sopra, quindi immagino che sia... che io, cioè, lo stavo guardando perché ho detto, conviene, è così grosso, dico, conviene. Invece poi ho visto il cagnolino che mi guardava e ho detto... Allora, abbiamo fatto un giro al supermercato e la carne è un po' un problema, molto costosa. E quindi alla fine siamo ritornati sugli hamburger vegetariani. Yeah! Prendo... i più verdi, amore. Così fa. Questi qua, super green, sta andando molto di moda il vegetariano. Questo è vegano. Fare... scusate, sta andando molto di moda il vegano. Potremmo fare un video reaction, attenzione. Eh? Attenzione, attenzione. La prima volta, siamo dovuti venire alle Bahamas. Hai capito, sì. Il vegetariano. Andiamo. Vegano. Spesa finita, si paga. Quindi, eccoci, tornati, facciamo un unboxing di quello che abbiamo preso. Un unboxing. Innanzitutto diciamo che abbiamo speso troppo. $82.80. Però dovremmo stare a posto per tutta la vacanza. Cioè, se riesco ad arrangiarmi siamo a posto per tutta la vacanza. Speriamo. Iniziamo allora. Vai. Biscotti. Sei partito con la colazione. Col cioccolato, buonissimi. Latte e cioccolato. Chicken poppets. Che sarebbero tipo delle palline di pollo. Della KFC, i famosi hamburger vegani. Poi qualche taglio nella tua. Poi abbiamo le pita, perché il pane serve sempre. E poi abbiamo delle sottilette perché fanno comodo. Ce le buttiamo da qualche parte. Tu hai finito? Andare. Io ho un bel sacco di mele, che queste ci facciamo una merenda. Altre due mele, perché Alessandro mele verdi. È stato con le mele verdi e io ho finito la mia busta. Non qua. Sto capace. Poi, sempre per la frutta, le banane. Banane cicchita. Sto buona. Abbiamo preso un cioccolatino Toggi Waffer. Sembra una parolaccia. Sempre ci serve. Abbiamo preso i miei amati pomodori neri, perché io li adoro. Kumato. I pomodori neri. Poi abbiamo qua cose importanti, la betrave a fettine, questo è l'olio extravergine d'oliva,
sale, perché non avevamo il sale, quindi era indispensabile. E poi il cibo per i gatti. No, questo è cibo buono. Cibo per i gatti. Questo sarà molto buono, fidati di me, lo apprezzerei molto. Guarda, c'è Johnny lì che è già contento, non vedo l'ora. Poi che abbiamo preso? Abbiamo preso delle patate dolci. E poi abbiamo preso dei funghi congelati? Sì, dei funghi shiitake perché ci voglio fare la pasta. La pasta? Pasta con i funghi, buono. Oppure ce la mettiamo sulla pita. Bella idea. Sì. Quindi il video finisce qua. Abbiamo trovato finalmente il supermercato Bamise. Finalmente. Se dovevamo arrangiarci con due fagioli, un po' di sugo e un po' di pasta, qua finiva andiamo male. E devo dire, sembrava anche molto normale. Pulito. Cioè, sì, come i supermercati sì. che abbiamo da noi. Sì, molto grande, pulito. L'unica cosa è la carne. Il prezzo comunque è molto alto, quindi se venite qui sappiatelo. Perché... Tuttavia anche i ristoranti costano molto, però di questo ne parleremo nel prossimo video quando faremo le nostre considerazioni sul nostro viaggio alle Bahamas. Quindi per oggi è tutto, lasciateci un mi piace, iscrivetevi. Commentate la traduzione di Betrave, sì. Io non andrò a cercarla, giuro. Come si chiama? Beccato. E noi ci vediamo al prossimo video che uscirà prossimamente. Vado io? Vai tu, vai. Arrivo. Vai. Arrivo. Ciao. Eccoci all'assaggio della carne che ho voluto comprare. Vediamo io. Ora. All'assaggio. Buona. Bamba bieliola. Ho trovato Parmalat. Incredibile. Esiste ancora. Che freddo. Mettete un like se anche voi dei supermercati avete sempre tanto freddo.